La prima volta che ho fatto l'amore è stata a casa, la casa nuova, con tutti i mobili nuovi. Avevo 15 anni, però una cosa veloce via andare. La prima volta che ho fatto l'amore l'ho fatto proprio con la mia attuale moglie, la mia unica moglie, perché mi sono sposato solo una volta, ed è avvenuto, come in tutte le circostanze strane, per terra. E velocemente anche, tant'è che io non rimasi soddisfatto. Verso la maturità, diciamo 12-13 anni, però non è che sia uscito a testata. È sempre stato con mio marito, perché siamo andati in viaggio di nozze e io avevo paura, perché insomma, sono siciliana, mio padre era un capitano del bersagliere e avevo l'educazione da militare. È stato in una di quelle feste che si usava fare allora in casa la domenica pomeriggio con le persiane giù, la musica, il solito amico sfigato che metteva i dischi e sul tavolo della cucina di casa sua. Che era di marmo, freddo. Ma tu devi vedere che roba, però era molto, vergogna a dirlo, molto bello, perché la prima volta che l'ho fatto, non sapevo neanche io, avevo paura, non avevo paura, ma è nato così all'improvviso. Ed è stata una cosa bellissima. Io amo tanto mio marito e sono troppo innamorata di lui. Un'esperienza un po', diciamo che a 15 anni a volte ci si rimane delusi anche. È più insuccesso che successo, sia da parte mia che da parte sua. Era a casa mia, era lei venuta a trovarmi a casa mia. Io ero da solo in quell'occasione. Aspettavo che rientrasse in me da un momento all'altro, quindi era una cosa da fare alla sveltina, o subito o niente. E quando mio marito si avvicinava io avevo paura. E allora lui con le sue buone maniere, con le sue cose, piano piano mi ha convinto e allora via. È stata la prima volta in viaggio di nozze. L'ho bigiato a scuola quando andavo alle superiori. Quando andavo alle scuole serali, ho bigiato parecchie volte. C'era un cinema qua a Milano, via Torino, che apriva la mattina. Allora abbiamo bigiato e siamo andati al cinema.